Gravissimo incidente ieri sera venerdì 10 dicembre 2021 in via Lanza, Borgaro, torinese, una Fiat 500X che viaggiava in direzione del centro del paese probabilmente dopo aver toccato il centro di una rotonda si è ribaltata più volte finendo la sua corsa contro un palo della luce. Il conducente Alessandro Rodia, 43enne di Pralormo, è morto sul posto, non sono stati coinvolti altri mezzi, la strada è stata provvisoriamente chiusa per consentire i soccorsi e tutti i rilievi del caso.